Internet Festival 2017. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie a Michela per la traduzione. So thank you very much. I won't be speaking in Italian, sadly, so thank you for your patience. We've heard already today and this morning about some of the nature of the content that gets spread through these cycles, and I'd like to speak about the environment in which that content is spread. Buonasera a tutti, grazie per il vostro invito qua. Continueremo a parlare già degli argomenti che sono stati affrontati questa mattina, ovvero anche come capire i veri motivi che ci portano a riprodurre delle false notizie, delle bufale. So, I work in the Psychometric Center in the University of Cambridge, and when I look at this environment, what I see is a psychological process happening. I see targeting and assessment of psychological traits. And we've seen these two techniques come together in a really terrifying and very impactful way. Durante i miei studi effettuati presso l'Università di Cambridge ho visto che ci sono dei trend, delle tendenze proprio anche a livello psicologico che ci portano a credere di più o di meno eventualmente a certi tipi di informazioni. E questi trend si articolano addirittura su una serie di tecniche che sono state proprio studiate e comprovate. So for me this is a micro-targeted world, and I will tell you a little bit about the background of some of these techniques. And I think it's our role as a university, and this is why I'm very happy to be invited here, I think it's our role to try and bring some of these techniques and some of this research and the science out to refocus us on what the technology can and what it cannot do. So this is the world we're in at the moment. We have fake news and also other kinds of emotionally loaded content being spread very, very rapidly through the internet and through social media. Allora, abbiamo... Provo. Abbiamo una serie di false notizie, di notizie bufala che arrivano purtroppo attraverso internet, ma insieme a queste ce ne sono anche altre. Dobbiamo un attimo capire come considerarle. One of the most prescient examples of this has been the work of a company called Cambridge Analytica, which was founded in June 2014. As you all know, I'm sure Cambridge Analytica has no connection to the University of Cambridge, but there has been research in my group that some say has inspired some of what they've done. È stato provato durante gli studi che ho effettuato anche insieme ad altri colleghi che prendevano parte a questi lavori che ci sono una serie di notizie che possono più o meno essere considerate come bufale, ma perché sono anche supportate da un certo tipo di dialettica. And the idea of inspiring something like what's going on at the moment is very difficult for my colleagues to think about, and it's important to understand the differences in the purpose and the ethics behind the research that I'll share with you. Ci sono proprio delle idee che internamente a noi che ci ispirano a credere a certe cose più che ad altre, ma è molto anche difficile fare questa differenziazione tra queste idee. And just to make sure we're all on the same page, what this company claims to be able to do is to predict your psychological traits from the data that you generate through the internet, and to use that to help their clients, for example, political candidates, to target psychologically and emotionally charged messages to you. And they claim to have been able to do this, particularly in the US election, and some say that they were also involved in the Brexit referendum. Quindi, come dicevo, è difficile capire e anche suddividere tra di loro queste idee che ci ispirano a credere a certi tipi di informazioni. È anche difficile prevedere quali sono i trend che seguiamo in base ai dati che ci vengono forniti su internet, cioè alle informazioni, alle notizie, e quali sono i target di questi dati che internet stesso pubblica. Questi target possono anche dare adito a dei messaggi emozionali, come quelli per esempio che possiamo aver ritrovato su internet durante le elezioni negli Stati Uniti o durante anche tutti il caso della Brexit. Thank you. This quote gives you a window into how they view
some of their work, I think, and it's something that I find quite scary because they are likening intervention in democratic processes to advertising of toothpaste brands. And I think there's a lot more at stake in the first example than in the second. Quindi è importante arrivare a incoraggiare qualcuno per andare a votare proprio anche in un giorno particolare della settimana, soprattutto anche nella mattina, e questo non deve causare nella mente della persona nient'altro che convincere e incoraggiare questa persona stessa a muoversi, proprio andare a fare quell'azione lì, è questo che aveva detto Robinson. È un po' come capire qual è il messaggio che è veramente importante da dare a quella persona e in quello specifico momento quando quella persona ha già una predisposizione mentale prestabilita. È questo che dobbiamo, è su questo su cui dobbiamo lavorare esattamente. So the truth is only really just starting to come out for the public to be able to see some examples of content, not necessarily created or spread by Cambridge Analytica, but by other groups that were posing as American activist groups and other organizations. So one of these examples here you see examples of content that was on a Facebook group created by the Internet Research Agency, which is a group tied to the Kremlin. And it's we've quite recently had Facebook release 3,000 of ads just like this in the process of investigation about possible Russian interference in the American election. And you see here that this content is very emotionally charged and targeted and probably is, in a sense, tied to the mindset of the people that it's being delivered to. C'è tutta una serie di informazioni che può essere addirittura suddivisa in gruppi di informazioni, gruppi che poi possono di informazioni che poi possono essere trasferiti o su Facebook o su altri tipi di social networks, di social media. Le informazioni possono anche essere date attraverso le pubblicità. Quindi è stato fatto tutto un lavoro di indagine, proprio di ricerca, per andare a capire dove volevano effettivamente arrivare e chi voleva, effettivamente volevano colpire questo tipo di informazioni. Vi posso fare degli esempi, per esempio l'interferenza della Russia sulle elezioni americane, oppure ancora di nuovo sulla Brexit, o altre situazioni di importanza a livello mondiale proprio. The thing that we have to remember is that it's not actually that difficult to spread this information. So the evidence suggests that with only $100,000, they were able to deliver 3,000 ads to 10 million users, which is a really significant impact. Dobbiamo pensare anche che tutte queste informazioni, in un modo o in un altro, muovono delle somme di denaro assolutamente gigantesche, molto molto importanti, e che possono essere possono trasferirsi da un social all'altro. So how do we restore the ethics of personalization and avoid lumping in a technology that comes from other purposes with the intention, negative intention, of some of those that might be using it? We did some research on 34,000 people around the world, asking them what they would like big data to be used for. So never mind what's possible, but what would they like it to be used for? And some of the principles that emerged that we try to follow are the following. So the first is control. No user should have a prediction made about them without their consent. Abbiamo fatto uno studio addirittura su un numero molto grande di persone, circa 34.000 persone, alle quali è stato chiesto per quale motivo avrebbero voluto avrebbero voluto usare certi dati, certe informazioni, o addirittura anche per quale motivo certe informazioni, certi dati di informazione come avrebbero dovuto essere usati. E abbiamo capito che è vero che è importante riportare in auge, restaurare tutta l'etica della personalizzazione delle informazioni, ma abbiamo capito essenzialmente che c'è bisogno assolutamente di controllo, perché nessuna previsione può arrivare altrimenti ad un consenso. Second principle is transparency, so if something is predicted, the result should be shared. Inoltre anche la trasparenza per condividere proprio al massimo l'informazione. The third is benefit, so we shouldn't have prediction for the sake of prediction, just because it's possible, but because there's some value being delivered to the person whose data is being used. Inoltre l'informazione può anche portare del beneficio per proprio fornire un servizio quanto più valido possibile.
And finally, relevance. So it should be clear why the data being requested of the individual is relevant to the result that's being obtained. E inoltre, sempre sull'informazione, è importante considerare la rilevanza, cioè che dati e risultati devono essere chiaramente connessi tra di loro. And what I believe has been violated in this micro-targeted world is that really none of these principles have been followed. Purtroppo quello che sono arrivata a constatare è che quasi nessuno di questi punti è stato rispettato, anzi addirittura è stato violato. So people who have had predictions made about the way they vote without their consent, they've not seen those predictions and the result of the data. I don't believe that a benefit has been rendered because there are also speculation that people were prevented from voting or discouraged from voting. And finally, there's no relevance. So why should my Facebook information in any way entitle me or disentitle me from things that I'm entitled to as a citizen? E quindi proprio nel contesto delle violazioni di questi quattro punti ho potuto verificare che nel controllo nessuna previsione aveva poi tutto questo consenso, la trasparenza addirittura diventava quasi speculazione, i benefici erano relativi soltanto a certi specifici interessi e che addirittura anche la rilevanza, la consistenza dei dati era venuta completamente a mancare. And just as we learned that and were reminded that fake news and political communication is not a new phenomenon, also for us, psychological prediction from social media data is not new. Actually, we've been doing academic research in this field for 10 years. Sono stati svolti degli studi negli ultimi 10 anni di tempo circa, orientati sulla comunicazione a livello politico. So this started for us in 2007, where my colleague made a Facebook application called My Personality. And what this allowed you to do was to take validated and scientific psychometric tests completely for free and obtain your result. And once people were given their result and that value, we asked them to opt in to share their data with us for research. And that meant a unique database of both psychological scores and social media data. Quindi dal 2007 ad oggi abbiamo portato avanti questi studi su dei profili psicologici e anche di milioni di volontari e anche sui profili stessi dei social media. Abbiamo cercato di valutare tutti i dati raccolti attraverso dei test psicometrici e abbiamo anche raccolto ulteriori data attraverso altri tipi di studi. E con l'app che abbiamo creato e che si chiama My Personality Project, abbiamo visto che i risultati sono stati pubblicati, cioè resi noti, soltanto dopo che erano stati convalidati e quindi poi condivisi con altre persone e anche con altri dati. And this data set is shared with academics for pure academic research and has resulted in 45 scientific papers in the last couple of years. E per di più negli ultimi 2 anni circa abbiamo pubblicato tutti questi dati a livello proprio accademico con altre istituzioni, enti che si occupavano all'incirca dello stesso tipo di studi che stavamo portando avanti noi stessi. What we showed using this data set and what was published was that it's possible to predict very intimate psychological traits using only your social media footprint. So these are examples of some of the traits that are predictable from seemingly innocuous behavior, for example, Facebook likes. So this includes your personality, intelligence, your parents' relationship status when you were 21, sexuality, ethnicity, and many other examples. E attraverso questi studi che abbiamo portato avanti abbiamo visto che è possibile evidenziare dei tratti molto più specifici riguardo a tutto quello che poi può riguardare le previsioni da social media, per esempio il livello di intelligenza, il livello di soddisfazione della vita, punti di vista a livello politico, anche religioso, eccetera, e sulla personalità. And these are two of the papers showing that actually the algorithmic predictions can even surpass judgments of people's friends, family, and loved ones of these stable psychological traits.
Purtroppo abbiamo visto che qualche volta tutte queste caratteristiche possono andare anche ben oltre, per esempio, degli affetti stessi. Le previsioni possono depassare, oltrepassare proprio tutti gli affetti verso la famiglia, gli amici o comunque le persone più care in generale. So I explained to you how we collected our research data, and this was with opt-in consent from individuals. And this is basically using two techniques. One is that you obtain answers on psychological questionnaires, like personality tests, or you ask the individual to share with you a relevant sample of digital footprint data. Questi studi sono stati, vi ho spiegato come li abbiamo portati avanti, nel senso come abbiamo raccolto questi dati, e quindi questo si può anche raccogliere, questa raccolta dati si può poi anche essere descritta attraverso le informazioni percepite da test sulla personalità o anche informazioni percepite attraverso specifici usi dei social network. Unfortunately, our regulatory system and our market around data is not sufficiently sophisticated to discourage certain other more ethically dubious ways of getting data. So two of these ways that might have been used in the process of companies like Cambridge Analytica collecting their information are shown here. The first is seeding, and the second is data brokers. Purtroppo il nostro sistema legislativo non è sufficientemente sofisticato per la gestione di questi dati e anche non è sufficientemente etico. La raccolta di tutti questi dati può essere a questo punto suddivisa in seeding collect data, cioè la raccolta di dati proprio da seme, da gruppo generativo, oppure anche attraverso i brokers. The way that seeding works is that it used to be possible on Facebook that you could ask one individual to log in with their account, but you could use that individual's account to hoover up the data of all of their friends as well. So if you were trying to get my Facebook likes, I could not only share my Facebook likes, but I could also share the Facebook likes of all of my hundreds of friends. And this used to be possible through the Facebook API. Quindi alcuni dati sono stati raccolti proprio a livello individuale, anche tramite un login autorizzato dei vari account privati, perché senza certe autorizzazioni, come sapete, non è possibile andare a rilevare eventualmente anche il numero di like che un certo profilo può riscuotere. And the second method is through data brokers, and these are effectively companies that sell data about consumers in order to enable marketing techniques of various kinds. So there are many of these around, and they're legal, although they're differently regulated in different countries around the world. Inoltre è stato possibile anche raccogliere dati su un altro livello, per esempio a livello di consumatori anche commerciali, proprio per risalire alle varie tecniche di marketing sulle quali queste persone si erano appoggiate per fornire a noi poi i loro dati. And as I said, I think both of these principles violate. Both of these techniques violate the principles I showed you, because here we have examples of people's data being used without their knowledge, not for their benefit, and without any transparency or relevance. Quindi in generale possiamo dire che è possibile assolutamente violare i quattro punti di cui parlavamo prima, a discapito assoluto della trasparenza e senza nessun beneficio effettivo per il possessore del dato. It's tempting to talk about this in the past tense because Trump is already president and Brexit has unfortunately already happened, for which I'm sorry, by the way. But the reality, unfortunately, is that actually this is the present. This isn't the past. These techniques, these companies, these actors are not going away. In fact, just a couple of days ago, Cambridge Analytica launched a new TV targeting product. So if you think this is just about Facebook, you're wrong. Forse è tardi a questo punto parlare di Trump o della Brexit, perché Trump ormai è già diventato presidente degli Stati Uniti, la Brexit sapete già che è in atto, purtroppo mi scuso davanti a tutti voi per questo,
Questa rimane comunque la realtà e rimane il fatto che le tecniche applicate per diffondere certe notizie o comunque per rilevare certi dati sono state applicate. E non pensiate assolutamente che Facebook sia l'unico responsabile di quello che è stato fatto in situazioni analoghe a quelle che vi ho appena descritto. So although we're here to talk about democracy and micro-targeting in that context, we must also see it in the wider ecosystem and environment of advertising and commercial products as a whole. Quindi in base a questo possiamo anche parlare di democrazia delle informazioni, delle notizie e anche degli eventuali dati rilevati in seguito. So your countryman Giovanni Buttarelli said in 2015 that we must be able to look into the black box of big data analytics to ensure that any particular application will benefit us all. And I think that we need to follow his words and look into the black box of digital democracy. Allora, come il vostro connazionale Buttarelli ha detto nel 2015, dobbiamo andare assolutamente a riguardare, a analizzare bene la scatola nera di tutte queste informazioni, di tutte queste notizie e cercare di discernere la fonte vera e reale. A mio avviso sarebbe proprio il caso di prendere le sue parole alla lettera e seguire il consiglio che ci dà. The thing that really scares me is that if we look into that black box, we might find even more darkness and even more bias than appears on the surface. And these are some examples of algorithmic bias that is endemic in commercial and search engine-based technologies at the moment. So this is algorithms learning from human prejudice and replicating it. Purtroppo però se andiamo a veramente aprire questa scatola nera vediamo che i bias sono ancora più sintomatici e i bias che vengono che emergono in superficie si rivelano assolutamente endemici in diversi settori. So we see here examples from the job market, from insurance, from access to education, from advertising and from from other examples as well. But the message is that if we do not deal with the deeper problems that we have in society, actually as people, then we can't reasonably expect for algorithmic recommendation systems to do any better than what we're teaching them to do. Quindi, come dicevo, questi bias un po' negativi si riscontrano sul mercato del lavoro, in settori anche diversi come le assicurazioni, l'istruzione, tante altre cose anche a livello politico e praticamente tutto questo significa che se non vogliamo affrontare il vero e proprio problema, beh, non arriveremo mai a capo di una soluzione accettabile. So the title of my talk was Protecting Privacy and Democracy in a Micro-Targeted World, and in that vein, from the view of protection and what we can do, my advice is that we remember our digital footprint data and our online identities do reveal a lot of information about us. So I'll leave you with the thoughts that digital footprints have the potential to be, first of all, psychologically informative. Quindi se vi ricordate un po' il titolo di questa mia presentazione, cioè protezione della privacy e della democrazia, ho un consiglio da darvi, cioè quello che poi rimane quanto più collegato all'identità di ognuno di noi online, a quello che noi siamo, rappresentiamo online. They also, because of that, could potentially be politically useful to someone trying to use our psychological profile to influence us in a particular way. Allora, l'impronta digitale può avere questi specifici potenziali, cioè può fornire un'informazione psicologica e può essere usata anche questa informazione a livello molto utile sul campo politico. And finally, they could also be inaccurate. So these digital personas that we create for ourselves, both willingly and unconsciously, might contain a view of us that we wouldn't actually like to be treated as. So in some cases, like toothpaste, it might not make so much difference. But in other cases, like which way you'll vote, what access to education or the job market you have, it does make a huge difference.
And I think we're only at the beginning of understanding the degree to which our digital footprints represent different psychological profiles. Però questa nostra identità online può addirittura essere inaccurata, perché non vogliamo necessariamente, non soltanto noi stessi a livello privato, ma non vogliamo in generale ricreare magari quello che effettivamente siamo. Un conto è parlare di un dentifricio piuttosto che di un altro, un conto è poi invece andare a parlare e a esteriorizzare, a rendere pubblico il nostro pensiero politico, la nostra tendenza politica a esprimere anche un voto verso un'elezione piuttosto che un'altra. Grazie. Grazie. Internet Festival 2017.